E mi presento, sono Andrea Genovese, qualcuno già mi conosce perché ho avuto modo di parlare con voi. E grazie per avermi invitato in questa terra fantastica. Devo dire che ogni volta che atterro qui mi si apre il cuore, e l'ho fatto anche recentemente, raccontavo l'ultima estate, insomma, un passaggio bellissimo nella Puglia. Apprezzo anche chi, nonostante sia andato a studiare all'estero, sì, fuori, insomma, in altre città, poi è tornato qui a fare impresa e a lavorare, insomma. Allora, e grazie, quindi grazie a Progetti per Comunicare, grazie ad Arti, insomma, che ci dà questa possibilità. Io sono Andrea Genovese, oggi volevo parlarvi di alcune cose che c'entrano e non c'entrano con le mappe. Secondo me, insomma, dobbiamo riuscire insieme a fare questo match. Allora, ecco, c'è un eco. Io oggi vorrei parlarvi di un po' di cose, però soprattutto vorrei divertirmi con voi, fare delle cose, quindi fare anche delle esercitazioni, capire anche qual è il vostro mondo, quali sono i vostri progetti e riuscire a darvi una mano, portare la mia esperienza. Ho preparato, diciamo, delle presentazioni, ho raccolto alcune delle presentazioni che faccio. Io sono un consulente, un formatore e un coach. Come consulente seguo alcune, ecco, vi faccio vedere alcune cose che faccio. Seguo alcune grandi aziende come Wind, Telecom, Enel, eccetera. Quindi ho avuto per diversi anni, per una decina d'anni, una società che si chiamava MAP, ed era un'agenzia di comunicazione, si chiamava MAP, Nuove Mappe per Nuovi Territori, quindi i fili si connettono, si collegano. E con MAP è stata una delle mie imprese, ne ho fatte altre, una prima si chiamava Impronte Digitali e una successiva è stato un progetto editoriale, quindi ancora vicino a Progetti per Comunicare, si chiamava Seventh Floor, settimo piano. Qui vedete alcune di queste. E dei numeri di Seven Floor che ho pubblicato. È stata proprio una rivista cartacea, una free press, che alla fine riuscivamo a distribuire, a stampare in 30.000 copie, a distribuire in 10.000 aziende italiane. È stato un progetto molto interessante, ha raccolto intorno, secondo me, degli innovatori culturali, che forse è un po' anche il tema di cui vorrei parlarvi. C'erano sociologi, antropologi, imprenditori, manager, e raccontavamo un po' questa innovazione che parte appunto dal basso, un po' più nascosta, e soprattutto un tipo di innovazione che appunto che non aveva a che fare soltanto con la tecnologia, ma anche con i cambiamenti culturali, con i cambiamenti della società. E è stato un progetto che però non aveva un modello di business che ha funzionato, per questo poi è diventato un mio pallino lavorare sui modelli di business. È un progetto che io dopo 2 anni ho dovuto abbandonare perché non era più sostenibile. È arrivato il 2008, è arrivata la grande crisi, e io stampavo, immaginate, insomma, un certo numero notevole di copie, c'era una distribuzione fisica nelle E aziende. poi c'era già il web. C'era già il web e io raccontavo l'innovazione del web, assolutamente. E qui ci sono alcune figure, poi magari se avete piacere si possono trovare online anche alcuni dei numeri in PDF. Il modello era legato alla pubblicità delle grandi aziende. Nel momento in cui le grandi aziende sono entrate in crisi e la pubblicità è venuta meno in tutto il mondo editoriale, come sta accadendo tuttora, e quindi questo modello non è più stato sostenibile. Però, per dirvi che io continuo a fare l'imprenditore, mi considero un imprenditore prima ancora che un consulente. Io sono un ingegnere in realtà, un ingegnere informatico, e quindi ho sempre tentato di mettere insieme quello che era l'innovazione tecnologica con una grande passione per i contenuti, per la cultura, per le persone anche, per lo sviluppo delle persone. E quindi poi le cose un po' si collegano. Io ho iniziato, qui non ci sono, i primi progetti io li ho fatti con Rai, facendo il passaggio di Rai da DSE a Videosapere e Rai Education. Feci il lancio mentre ero ancora fuori
laureando, direi, educational, e le prime cose di cui mi sono occupato, sviluppando prodotti multimediali, siti, internet, fu proprio l'Enciclopedia Multimediale delle Scienze Filosofiche, con Renato Parascandolo, con Rai Education, lavorammo con UTET, con Paravia, quindi lavorammo tantissimo con delle bellissime case editrici, con un broadcaster forte come era la Rai circa 20 anni fa, e quindi il mio tentativo è sempre stato quello di capire come sfruttare le opportunità del digitale, della rete, dell'innovazione, per fare quello che noi sappiamo fare bene qui in Italia, quindi che è quello di raccontare le storie, raccontare un territorio e sviluppare le qualità e le potenzialità delle persone. Successivamente, poi come consulente, vi dicevo, abbiamo lanciato questo progetto al quale sono molto legato, perché poi ve lo vorrei far vedere, se riusciamo a navigare, Wind Business Factor, un progetto ovviamente di marketing per Wind, però è un progetto che crea valore nell'ecosistema delle start-up italiane. Quindi è un progetto che aiuta chi ha un'idea o una startup o un progetto a svilupparla, a trovare i fondi, a sviluppare le capacità. È un incubatore virtuale online, ora ve lo faccio vedere. Abbiamo fondato a Roma questo Roma Startup, che ora è diventato, stiamo lavorando a un Lazio Startup. Sono uno dei cofondatori, ho lavorato anche con delle no profit come per fare il fundraising, abbiamo fatto uno dei primi progetti di raccolta fondi online per Teleton e seguo diversi master, Domus Academy, abbiamo lanciato il primo 6 anni fa il primo master in social media marketing all'università, allo IULM a Milano io insegno brand management, social media marketing e altro, ho pubblicato un paio come coautore insieme ai professori del master questo libro di Epli, social media marketing, e questo è appena uscito. Invece molto interessante, si chiama Italo Globali, piccolo spot pubblicitario, ma in realtà ha bisogno perché chiaramente è un prodotto di nicchia della Lupetti, fatto con dei contributi veramente eterogenei, ma alla fine c'è un fil rouge, da Oliviero Toscani a Morace, Alberto Abruzzese, grandi sociologi, esperti di finanza, esperti. Io qui parlo di startup coaching, ok? Quindi qui parlo come allenarsi all'innovazione. Parleremo di coaching anche oggi e tenteremo di mettere insieme tre mondi che sono in realtà diversi, vivono il mondo delle start-up, quindi il mondo è il nuovo modo di fare imprese innovative, il mondo del coaching che non è così recente, ha 30-40 anni di vita, però è molto interessante perché lavora sulle persone, sullo sviluppo delle potenzialità, sull'allenamento delle proprie capacità, sulla scoperta anche delle proprie attitudini, delle proprie vocazioni per poter capire dove investire, no? Tempo, energie, denaro, come superare gli ostacoli che spesso sono ostacoli interni, a volte non sono le risorse esterne, gli strumenti esterni che ci mancano, a volte molto spesso sono le risorse interne. Che cosa sono? Gli strumenti sono i soldi, i finanziamenti, le opportunità che vengono dai contesti dove viviamo, le risorse interne invece sono quelle che abbiamo noi, l'energia che abbiamo, la concentrazione, la capacità di pianificare, la capacità di concentrarsi, di avere attenzione, eccetera. E negli ultimi 20 anni io fondamentalmente mi sono occupato di marketing e di comunicazione innovativa, cioè intendendo come sfruttare ancora una volta le opportunità del digitale per promuovere se stessi, i propri progetti, le proprie imprese o quelle di altri, come nel caso di grandi aziende, di aziende no profit o addirittura di start-up. E in questo momento da vicino sto seguendo questa azienda che si chiama The Block TV e User Farm. È stata anche lei una startup, ha circa 7 anni di vita e ha realizzato diversi progetti per grandi brand, qui dietro c'è Pet Passion, c'è Purina, Vodafone, Wind,
la Juventus, Costa Crociere, eccetera, eccetera, la Repubblica, è un'agenzia specializzata nella costruzione di community, o meglio, nella costruzione di valore condiviso. Siccome il web negli ultimi 10 anni, quest'anno ricorrono i 10 anni di Facebook, diciamo, dallo sviluppo di quello che, no, è stato all'inizio chiamato Web 2.0, web partecipativo, diciamo, tutto lo sviluppo dei social network, in realtà ha evidenziato diciamo, la possibilità soprattutto di far partecipare le persone e di sviluppare valore condiviso, quindi valore per i brand che promuovevano i progetti, valore per le persone alle quali quei progetti sono rivolti e valore, perché no, per il territorio, per le comunità di appartenenza, per l'ambiente. Alcuni di questi ve li posso far vedere. Io poi come coach seguo alcune start-up come, diciamo, advisor, come mentor. Quindi sapete, le start-up sono comunque imprese abbastanza, no, nella fase iniziale, con scarse risorse, quindi non è un'attività di consulenza, non è un'attività di formazione, è più un'attività, no, di affiancamento e di supporto. E ne ho seguite alcune. Stereomood sono dei ragazzi che hanno fatto questa web radio basata, emozionale, basata sui mood, no, delle persone, e sono partiti pochissimi anni fa. Io li ho incontrati che quasi non avevano i soldi per pagare i server, e attraverso, diciamo, un percorso che abbiamo fatto insieme, grazie chiaramente alla loro bravura, alle loro capacità, alle loro potenzialità, ma anche con un minimo di direzione che gli è stata data, hanno trovato i primi investitori, i primi fondi di investimento. Si chiamano venture capital in questo settore, in questo segmento un po' più innovativo. Quindi non sono le banche che vi prestano i soldi, non è la regione o dei fondi comunitari che vi danno dei soldi per dei progetti a fondo perduto o a rimborso delle spese, ma sono proprio soldi in cambio di quote di partecipazione alla vostra società. E hanno raccolto parecchi soldi e hanno dentro più di 1 milione di persone iscritte, quindi hanno costruito una community internazionale di persone appassionate al mondo della musica, e musica in streaming, dove si scelgono in base appunto al mood in quel momento, si sta studiando, si sta in un momento di relax, sexy, happy, eccetera. Queste cose poi si sono evolute, i competitor internazionali sono molto forti, li conoscete, si chiamano Spotify e quant'altro. Il loro modello di business nel frattempo è cambiato. Anche avere 1 milione di persone iscritte in una community online non significa avere un modello di business sostenibile, non significa, soprattutto nel mondo della musica, le persone sono abituate ad ascoltarla gratis e quindi a non pagare. E quindi il problema qui è come rendere questo business sostenibile, perché i venture capital, i fondi di investimento, investono in cambio di equity, cioè in cambio di quote della società. E però a un certo punto tu devi avere un modello di business. Che vuol dire un modello di business? Vuol dire come crei valore per te e per gli altri, come questo valore lo distribuisci alle persone e ne trattieni una parte per te per renderti sostenibile o addirittura scalabile, che è un concetto interessante che introduce il mondo delle start-up, quello di scalabilità. Perché non solo i fondi di investimento con capitale di rischio ti chiedono di fare un'impresa che faccia uno sviluppo, una crescita esponenziale, per cui fra 5 anni, 6 anni, 7 anni questa impresa vale talmente tanto che il fondo spera di venderla a un grande gruppo industriale e quindi di fare un 10 per, un 100 per, cioè rispetto al capitale investito. Se io ho investito 1 milione di euro, spero di vendere a 100 milioni di euro, no? In qualche maniera. E scalabile vuol dire che l'impresa cresce, ma non crescono proporzionalmente i costi, quindi non è necessario fare grandi investimenti di marketing o di persone o di risorse fisiche per far crescere il business. Che cosa non è scalabile, ad esempio? La consulenza non è scalabile, perché nel momento in cui voi siete
un medico, un commercialista, un avvocato o anche un consulente informatico, di marketing, di comunicazione, e se venissero davanti alla porta del vostro studio 1000 persone, voi non potreste servirle, se non prendendo altre persone che lavorano con voi. Un medico non può vedere più di un tot, fare più di un tot visite al giorno. Quindi il suo business ha un limite, ha un tetto. E questo tetto dipende dal tuo tempo. Allora è chiaro che se uno si organizza in impresa riesce in qualche maniera a scalare, ma quanto riesce a scalare? Puoi aumentare il numero di consulenti, il numero di dipendenti, ma se il tuo business cresce con il numero delle persone, non è un business che scala. Scala vuol dire che appunto cresce in maniera esponenziale, mantenendo invece dei costi, ci sono dei costi fissi, ma diciamo i ricavi, il reddito che si riesce ad ottenere è indipendente dalle risorse che voi mettete a disposizione. Questo è fondamentale per un'impresa, per una startup. E una startup è scalabile nel momento in cui io ho 1 milione di persone che sono iscritte alla mia community online di musica e magari ognuna paga 1 euro, 2 euro, 5 euro al mese e questo 1 milione di persone possono con un minimo investimento di marketing diventare 10 milioni o 100 milioni di persone. Allora voi capite che questo modello può scalare molto velocemente, alla fine è una macchina, è un server o una batteria di server con della musica dentro, in streaming, con dei costi fissi, con dei costi variabili in base all'acquisto dei diritti, però per il resto è un business che non ha bisogno, no, di tante persone. Già meno scalabile è un progetto come Formabilio, però è interessante perché è legato a qualcosa di cui noi siamo forti, come il Made in Italy, come il design. Loro producono mobili di design. Io vorrei farvele vedere, fra l'altro, ora, su internet queste startup. Loro producono mobili di design sostenibili, made in Italy, e anche loro hanno creato una community, però di architetti, di designer, di appassionati di made in Italy. E sono partiti un anno fa, poco più di un anno fa, sono partiti a gennaio 2013, e due imprenditori, fra l'altro abbastanza giovani, una coppia, marito e moglie, vengono dalla Calabria, dal sud, anche se ormai vivevano a Milano, ma insomma alcune persone, lei soprattutto, lavorava in una grande azienda di consulenza, e a tempo indeterminato si è licenziata, hanno venduto casa, si sono trasferiti in Veneto, nel Bellunese. Perché nel Veneto? Perché nel Bellunese c'è già una rete, un ecosistema di aziende tradizionali che producono per altri grandi brand mobili, tessuti, fanno imbottiti, legno, ferro, eccetera. E quindi loro hanno detto, ok, noi ci trasferiamo lì, crediamo in questo progetto, creiamo una piattaforma, che è una piattaforma appunto dove loro lanciano dei contest, cioè lanciano dei concorsi per designer, per architetti, e chiedono ai designer e agli architetti di fare dei progetti di mobili, di complementi d'arredo, e questi progetti, i migliori, vengono i più votati dalla community, e quelli che diciamo superano il giudizio e la fattibilità di una commissione tecnica, che ovviamente è fatta di persone esperte di materiali, di mobili e di complementi arredo, vengono realizzati questi prototipi e vengono venduti su una piattaforma di e-commerce che loro hanno fatto. In un anno sono riusciti a creare, ad aggregare 100.000 persone che si sono iscritte a questa piattaforma, e di cui 3-4 mila sono proprio designer e architetti che partecipano a questi concorsi, lanciano più o meno 2 concorsi al mese e hanno messo già in produzione una 60ina di prodotti. I designer e gli architetti hanno un vantaggio, hanno un valore. Qual è il valore? Che loro avranno hanno una royalty abbastanza alta, quasi del 7% rispetto a una media che è molto più bassa, credo del 2-3%, sui mobili che vendono. Loro stessi diventano in qualche maniera ambasciatori del progetto, del brand Formabilio. Questo progetto è piaciuto anche questo a degli investitori, io li ho seguiti come advisor, abbiamo chiuso
qualche mese fa proprio un piano investimento molto importante di qualche milione di euro, ma insomma con un primo investimento seed cosiddetto, cioè un primo investimento minimo che viene fatto proprio per cominciare a strutturare un'impresa. Sono poche persone, sviluppatori, qualcuno di marketing, qualche content and community manager, e ora cominciano ad arrivare dei capitali, speriamo sempre più importanti, per poter, diciamo, sviluppare questa impresa soprattutto all'estero, soprattutto competere sui mercati globali, su internet, dove il Made in Italy è forte. Quindi è per questo che vi dicevo consulenza, formazione, coaching, e il mondo Win Business Factor riguarda le start-up, anche se è un progetto di marketing e di comunicazione per un top brand, per una corporate come Wind. Questi invece sono progetti che seguo, diciamo, personalmente. E dicevo, questo è un progetto molto interessante. Vediamo se riusciamo a far partire. Ok. È collegato? Sì, ad internet? Non l'ha preso, devo inserire io forse. Ok. Non so se magari lo vedete meglio da qui. Si vede qua. Allora, questa è una community che, allora, questo progetto l'abbiamo concepito 4 anni fa ormai. E il cliente è Wind, l'agenzia che lo ha realizzato è The Block TV, come vi dicevo, e ora siamo al 4º anno. Abbiamo appena lanciato ora questo nuovo Wind Startup Award. Gli anni precedenti si chiamava la Wind Business Competition, e il primo anno, l'anno in cui abbiamo premiato proprio Steremood, che l'abbiamo portato avanti agli investitori, era proprio un concorso, racconta il tuo business factor. Beh, qui il concetto è, ve lo faccio vedere, c'è anche qui un approccio interessante dove ritorna il coaching. Allora, io mi sono chiesto di che cosa hanno bisogno le persone quando hanno un'idea o un progetto per realizzarlo. Allora, secondo me la cosa più importante è, quando uno ha un progetto, non so, lo chiedo a voi, che cosa sono, quali sono le cose più importanti? Se avete un progetto per un libro, per un evento, per una nuova impresa, un progetto internet, un progetto invece legato a qualche cosa di più tradizionale, al territorio, nel momento in cui volete aprire un'attività o prendere in gestione un'attività, che cosa vi viene in mente? Qual è la cosa più importante da fare? Quali sono le cose più importanti? Il budget. I soldi? Sì. Per partire. E anche per continuare eventualmente. Cioè, io provo a ripetere magari quello che dici tu, se c'è alcuni streaming così. Per partire e anche per continuare eventualmente. Cioè, comunque... Quindi, sebbene tra le linee, fantastico. Microfono. Sì, quindi hai detto un budget per partire ed eventualmente anche per continuare. E poi per continuare, le risorse umane. Vai. Beh, le diverse competenze che sono necessarie, e dopo anche deve essere fattibile come progetto, no? Da valutare. Ok, diciamo. Ma se tu hai un budget, anche importante iniziale, se tu hai tutte le competenze che ti servono per far funzionare l'impresa, no? E quindi in qualche maniera torniamo alle risorse umane, il progetto com'è che va avanti? Com'è che si sostiene? Questo è l'oggetto del progetto, uno immagina un'offerta che contenga una proposizione di valore e un metodo per qual è il metodo base?
è badane, ovviamente, però è un focus, è un'attenzione che dobbiamo cominciare ad avere. Io ho messo insieme dei soldi, ho le persone che mi possono aiutare a sviluppare il progetto, ma il progetto quando è che funziona? Farsi conoscere. Se ne hanno bisogno... Chi? Lo vogliamo, li vogliamo nominare? Gli utenti, quelli che fruiranno. I clienti, i clienti. Cioè, se io risolvo un problema, io individuo una soluzione a quel problema, ma mi devo chiedere, c'è qualcuno che realmente ha quel problema? Ce ne sono tanti che hanno quel problema, che dimensione ha quel mercato? Le persone che hanno quel problema sono disposte a riconoscere il valore che io ho da dargli? A volte non è proprio un problema master, cioè un problema che io devo risolvere, cioè se io ho una malattia devo trovare un medico, devo trovare una soluzione perché altrimenti non sopravvivo, no? Però se io organizzo delle scene, pubblico un libro, faccio un progetto di formazione come quello che state facendo, no? E qualche cosa si dice in gergo nice to have, no? Carino da avere, però non è fondamentale come una casa, una macchina da mangiare, qualcosa per coprirsi, no? Come dei bisogni, come dire, primari. Immaginate anche tutto il mondo della cultura, dell'intrattenimento, insomma, no? Quindi qual è la cosa più importante? È chiaramente riuscire a costruire una rete di alleanze strategiche. Cioè, la cosa più importante nel fare un'impresa sono le relazioni. Le relazioni che voi stabilite con i vostri clienti, che sono la cosa più importante, perché se voi non avete, se voi avete qualcosa di bello, qualcosa che sapete produrre o sapete erogare, fare, ma non avete, come dire, chi è disposto a comprare quella cosa, ovviamente non avete la sostenibilità. Quindi non basta solo il budget, non bastano solo le competenze e le risorse, il focus è sempre sul cliente o, tra virgolette, sull'utente. Se voi fate dei progetti e i progetti sono rivolti, voi siete in questo momento dei clienti di questo corso, però c'è un ente business che ha pagato questo corso. Quindi questo è un progetto dove voi siete gli utenti che gratuitamente quello che potete, come dire, usufruire di queste opportunità, però c'è qualcuno che ha finanziato e quindi è un progetto cosiddetto B2B, no? Cioè un progetto business to business. Più difficili sono i progetti business to consumer, soprattutto nel web, dove però le opportunità sono enormi perché ci sono milioni, miliardi di persone, no? Come sui social network, come Facebook, no? Piuttosto che sul web, su Google, sui motori di ricerca. Allora, quindi, io mi sono chiesto, ok, se le relazioni sono una delle cose più importanti, le relazioni significa come sviluppare un network, come le relazioni per trovare collaboratori, persone competenti che mi sappiano aiutare, partner che mi sappiano dare i consigli negli ambiti specifici, ma soprattutto come aumentare il mio parco clienti, come acquisire persone interessate al mio progetto, al mio prodotto o al mio servizio, ok? Quindi la prima cosa sono le relazioni, perché il mio primo obiettivo è costruire una rete di alleanze per poter sviluppare il mio progetto di impresa. È un po' anche quello che sta facendo Progetti per Comunicare. Per alleanze intende anche la relazione con i clienti eventualmente? Beh, quella è, diciamo, la chiave. Quella è la chiave, cioè tutte le nuove... Non è un'alleanza comune, è privilegiata, suppongo. Assolutamente. Ci sono tutta una serie, fra l'altro, di piattaforme, di cosiddette di CRM, che ha fatto più business, economia, probabilmente le conosce, cioè tutta la parte di gestione della relazione con il cliente è la cosa più delicata e anche più importante, soprattutto quella che è cambiata di più attraverso... internet, attraverso il digitale. La capacità che voi avete oggi di gestire in modo quasi automatico, semi-automatico, una relazione con i vostri clienti, con la vostra community, con i vostri utenti, attraverso delle piattaforme
come questa ad esempio. Questa è una piattaforma, è una community che mette insieme startup, coach, investitori e grandi aziende e anche da un po' di tempo anche imprese tradizionali. Quindi per noi era importante creare questa rete di alleanze, ci sono infatti una serie di partner che lavorano con noi, li trovate sotto, e sono questi ad esempio, cioè sono aziende come Wind, come Google, fondi di investimento come Innogest, la Lewis Business School, Enlabs che è un incubatore, un acceleratore di imprese e di startup innovative, Mindbridge che è una startup school ed è un ponte con un luogo e un territorio particolarmente innovativo in questo settore che è la Silicon Valley. Loro hanno una sede a San Francisco e noi i migliori progetti di impresa, quelli che vincono tutto un percorso di selezione, di formazione che fanno, vincono delle borse di studio, vanno per un mese in Silicon Valley, vanno a San Francisco, seguono una startup school, fanno networking con persone. Io ci sono stato a dicembre ora ed è un posto incredibile comunque. È vero che è un altro territorio, un'altra cultura, però se prendi questo treno che va da San Francisco alla Silicon Valley, dove ci stanno Facebook, Google, la Apple e tutte le altre, incontri ragazzi giovani come voi che lavorano a LinkedIn, a Google, a Facebook, c'è una capacità di fare networking, di sviluppare, c'è un territorio fertile, c'è un fermento molto forte, chiaramente, loro stanno dominando questo territorio delle startup high-tech, delle startup tecnologiche, ma lì c'è una cultura, lì sono nate anche le altre rivoluzioni, da quella del 68, se vi ricordate, se avete visto da Berkeley, una delle prime università che partecipò, ma diciamo la prima corsa all'oro che fecero 150 anni fa, quindi è un territorio che accoglie dall'estero, è un territorio molto aperto alle contaminazioni, cioè voi vedete orientali, giapponesi, cinesi, cioè le migliori persone da tutto il mondo vengono a studiare in università incredibili come Stanford, che sta proprio lì in Silicon Valley, e quindi c'è un'apertura, una contaminazione incrociata di culture e di provenienze che ha creato un territorio estremamente fertile. C'è una grandissima meritocrazia, non c'è la corruzione, ci sarà pure, ma non ai livelli che c'è in Italia, quindi lì se sei bravo, se hai un sogno, se hai una capacità, delle competenze, se in grado di acquisirle, hai la possibilità di sviluppare. C'è un ecosistema, ok? C'è un ecosistema per cui ci sono grandi banche, grandi fondi di investimento, hai persone, le grandi aziende che possono acquisire i tuoi progetti. Ci sono anche degli italiani, che hanno fatto, uno amico che mi ha guidato, anzi in giro per la Silicon Valley, mi ha fatto vedere il primo garage dove 40-50 anni fa Hewlett e Packard hanno sviluppato nel garage i primi modelli di computer, di innovazione tecnologica. Lui si chiama Fabrizio Capobianco, è un ingegnere che ha studiato in Italia, mi sembra abbia fatto il Politecnico di Milano, ha fondato un'impresa che la moglie insegnava, ha avuto l'opportunità di andare in Silicon Valley, a San Francisco, e quindi aveva questa passione chiaramente per internet, per il web, aveva già fatto delle imprese in Italia e lì ha sviluppato una startup che prima si chiamava Funambol, si chiama tuttora Funambol, ora si sta occupando di un altro progetto che si chiama Toc.tv, con la K, Toc.tv, che sta in un settore particolarmente innovativo, è la social TV. È il second screen, è il fatto che mentre noi guardiamo la televisione, in realtà contemporaneamente stiamo sui telefonini, navighiamo, chattiamo su WhatsApp, facciamo like su Facebook, o mandiamo un tweet, commentiamo quello che sta accadendo, quindi sta tentando di sviluppare chiaramente un mercato, anzi sta tentando di entrare in questo mercato dove ci saranno dei grandissimi sviluppi. Lì ha trovato dei grandi fondi di investimento che hanno creduto in lui, ha trovato un ecosistema particolarmente innovativo, ma la cosa interessantissima è che lui fa
quello che in gergo si chiama offshoring in Italia, cioè gli ingegneri, gli sviluppatori delle sue piattaforme sono italiani, perché sono i migliori. E a Pavia lui ha la sede di Funambol, di TalkTV, e le persone che seguono, alcune persone, Manuela Zaccone che segue la parte marketing, social media marketing, stanno in Italia, quindi una parte dell'azienda sta in Italia, soprattutto la parte più legata allo sviluppo software, allo sviluppo della tecnologia, perché noi siamo molto bravi da questo punto di vista, siamo stati molto forti sul mobile, abbiamo degli sviluppatori che competono, diciamo, no, ad armi pari con quello che già, no, con il mondo dei paesi emergenti, cioè in Cina piuttosto che in Russia, in Brasile, in India, no? Quindi siamo sicuramente più affidabili, siamo come dire, abbiamo delle competenze tecniche, per cui lui ad esempio è un caso. Un altro caso è Andrea Vaccari. Andrea Vaccari è un giovane come voi e andate a vedere, lui fece un'applicazione mobile che si chiamava Glancee, Glancee, e era un'applicazione cosiddetta tecnicamente di social discovery, cioè di scoperta sociale, che vuol dire che lui era appassionato di, diciamo, dell'impatto, quindi studiava, aveva fatto un percorso interessante chiaramente, aveva studiato anche lui al Politecnico di Milano, poi era andato in alcune grandi università americane a perfezionare, quindi all'MIT eccetera, aveva lavorato per Google, però a un certo punto aveva sviluppato un'applicazione che ti consentiva di trovare intorno a te le persone con i tuoi stessi interessi, anche che non conoscevi, però in qualche maniera che avevano qualche affinità con le cose che ti potevano piacere. Aveva sviluppato insieme ad altri due amici questa applicazione e alla fine, con grande fatica, determinazione e con qualche difficoltà e anche con qualche, come si dice, botta di culo, nel senso che alla fine ha avuto anche la costanza, la determinazione, la passione, sono queste le risorse che poi lui ha avuto, la competenza, anche l'intuizione del prodotto giusto al momento giusto. Beh, lui ha scavalcato tutto il mondo venture capital, investitori, direttamente a un certo punto ha acquisito visibilità attraverso alcune piattaforme, si chiamano TechCrunch, alcuni grandi eventi che gli hanno dato visibilità e è stato acquisito da Google, cioè il signor, da Facebook, scusate, Facebook, Zuckerberg l'ha incontrato e gli ha detto bellissimo il tuo progetto, ovviamente se vieni a noi ha la possibilità di svilupparlo in autonomia e indipendenza, ti diamo stra budget, tutte le risorse che vuoi, fai la tua impresa qui da noi. Quindi hanno fatto quello che si chiama acquiring, cioè hanno comprato il team, il progetto, e da quel momento Glancee è diventato come dire, una parte dello sviluppo degli algoritmi di Facebook, di social discovery, che stanno poi, tra l'altro, solo ora piano piano venendo fuori. Quindi ha venduto il suo progetto e ha ottenuto il suo sogno, quello di poter lavorare su qualcosa che l'appassionava, che fra l'altro sono le mappe, il territorio. Se voi andate a vedere il lavoro che lui faceva, Andrea Vaccari, con l'MIT, riuscendo a lavorare ad esempio con le mappe mobile, con quello che accadeva durante alcuni grandi eventi, andando a tracciare le celle telefoniche, piuttosto che... Quindi lui era molto interessato a questo tipo di lavoro, quindi a quello che la tecnologia ti consentiva di capire anche a livello sociale, come comportamenti rispetto all'interazione delle persone attraverso la tecnologia con il territorio che attraversano, no? In qualche maniera, nel momento in cui io ho un dispositivo che è georeferenziato, che ha delle potenzialità, no, di interazione con quello che mi sta intorno, con i luoghi che attraverso, e tutto questo magari è tracciato ed è riconducibile a una forma e a un senso che poi può essere in qualche maniera interpretato, decodificato, beh, lui ha lavorato su questo aspetto, tanto che da lì la social discovery è diventato un argomento interessante. C'è un modo per chiamare questo tipo di applicazioni, ve lo segno perché è interessante, si chiama, sapete che gli informatici sono sempre maniaci degli acronimi, aiuto, e SOLOMO, che vuol dire social, no?
location e mobile, cioè social, quindi è tutta l'interazione attraverso i social network. Qui stiamo parlando dei location-based services, cioè dei servizi basati sulla localizzazione fisica tua o del tuo dispositivo sul territorio, e mobile ovviamente perché i dispositivi sono questi dispositivi personali, smartphone, tablet che ci portiamo appresso, piuttosto che l'internet delle cose, la possibilità di collegare oggetti, Arduino, iMac, c'è un mondo enorme chiaramente che si sta aprendo. E quindi vi dicevo, parentesi sulla Silicon Valley, su alcuni casi di successo assolutamente eccezionali di italiani. Quello che noi vogliamo, non vogliamo che questa gente vada a fare startup in Silicon Valley, ma noi secondo me dobbiamo riuscire, questo è il senso, anche lo scopo, il mio, riuscire a capire quali sono i modelli di successo, quali sono i framework, le mappe, i nuovi sistemi di orientamento che stanno trasformando, che stanno cambiando il modo di fare impresa e il modo di fare società in tutto il mondo. E noi invece, come cultura, come storia, come eredità, come capacità, come attitudini, come potenzialità, ci collochiamo, ma come possiamo trovare la nostra, come dire, rilanciare, ma rilanciare è un termine brutto, come possiamo, matchare questo cambiamento e come possiamo valorizzare però quello che noi abbiamo qui e il nostro modo di fare società, di costruire cultura, di costruire bellezza, di costruire senso e significato per le nostre vite, il nostro modo di essere, no, la nostra attenzione chiaramente al bello, piuttosto che al ben fatto che ci caratterizza, la nostra capacità di saper vivere anche, no? Silicon Valley alcune cose di base mancano, insomma, ad esempio non è proprio il posto migliore dove vivere, cioè se venisse qui qualcuno che abita a Palo Alto impazzirebbe, ragazzi, impazzirebbe. Cioè Fabrizio Capobianco mi diceva: Andrea, quello che mi manca di più, stavamo a Roma girando per Trastevere, dice, è il gelato, cioè perché è la pizza, perché è il girare in questi vicoli storici, ad esempio di Roma, ma anche di territori come la Puglia, e quindi gustare, no, quel piacere, ma anche un modo di vivere, insomma, no? Lì sono queste ville, per carità, bellissime, ricchissime. Qui c'è un modo, no, un pochino più comunitario, no, se vogliamo, di stare, di costruire il proprio nucleo. E quindi bisogna sfruttare il genius loci, si dice sempre, della nostra terra, della nostra cultura, e riuscire però a non copiare quei modelli, ma a sicuramente a conoscerli. Quindi oggi il mio stimolo è: ora vi faccio vedere alcune cose che non appartengono probabilmente alla nostra cultura, però il lavoro vero che dovete fare voi è proprio quello di decodificarlo e di trasformarlo, no? Stasera c'è questo evento che si chiama Trasformazioni, come prendere spunto e ispirazione da questi modelli che negli ultimi 10-20 anni, ragazzi, hanno creato le più grandi imprese al mondo, si chiamano Google, Facebook, Apple, Amazon, eBay, cioè hanno cambiato completamente anche alcune abitudini delle persone, il modo di comprare, il modo di acquistare, il modo di divertirsi, il modo di flirtare, il modo di costruire relazione, di leggere, ragazzi, è cambiato tutto. Di incontrarsi, di organizzare eventi. Assolutamente, assolutamente. Ed è ora un territorio dominato. Però non è soltanto il fatto che lì ci siano, ci sono altri territori che stanno nascendo, anche in Europa dell'Est si sta sviluppando una cultura interessantissima legata allo sviluppo di software, di applicazioni, e ci sono ormai in Europa anche fondi importanti su Horizon 2020 che stanno, come dire, stanno focalizzando l'attenzione su determinati aspetti, quindi ci sono i soldi in realtà. Questi fondi che io vi faccio vedere, si chiamano 360 Capital Partner, Innogest, hanno svariate decine di milioni di soldi che non riescono a investire perché non riescono a trovare le start-up, le imprese
che hanno questa capacità di pensare globale, di pensare a dei modelli di business scalabili, però qualcosa che sappiamo fare bene noi e che può competere in un territorio difficile come quello che è, come il web, come il mondo dei social network, come il mondo mobile. Ok? Stiamo parlando di questi mondi, il web, tutto quello che indicizza Google, i social, tutto, Facebook, Twitter, LinkedIn, Google Plus, YouTube, tutto il web partecipativo, tra virgolette, che però è anche, sono piccoli mondi chiusi se ci pensate, no? E Pinterest, piuttosto che Instagram e quant'altro. E poi il mondo mobile, dove noi siamo stati molto forti, siamo stati i primi a espandere, ma anche a inventare dei modelli di business incredibili, cioè la carta prepagata se l'è inventata qualcuno da noi in Italia, ok? Nel senso, ci sono delle cose dove noi siamo stati i primi anche a sviluppare le reti a larga banda, poi chiaramente però hanno trovato un territorio più fertile, una capacità. Allora, secondo me bisogna riuscire a trovare questo match, a mantenersi curiosi e aperti su quello che sta accadendo in altre parti del mondo, a capire che cosa ha funzionato, perché funziona quel territorio, è molto interessante per voi, perché, perché anche voi state facendo un ragionamento sul vostro territorio, sulla vostra cultura, sulla vostra eredità, sulle mappe che vi stanno orientando, sulla rete che volete costruire nei confronti dei vostri utenti, dei vostri clienti, dei turisti, della regione, degli enti che vi possono supportare, e bisogna riuscire quindi a portare e a matchare quello che sappiamo fare, quello che vogliamo fare, quello che desideriamo fare. Questa è un'altra cosa importante, perché appartiene più a questo mondo, no? Al mondo del coaching. C'è un mondo di opportunità di cui stiamo parlando, che è il mondo delle start-up, diciamo il mondo della rivoluzione digitale, che sta avvenendo, però c'è un mondo che ci appartiene più da vicino, che è quello che ha senso e scopo nella nostra vita, che è quello che noi ci siamo dati come obiettivi personali, professionali, è quello che è la nostra vocazione. Per questo siamo partiti dalle domande che vi ho fatto all'inizio: qual è la vostra vocazione, le vostre attitudini, quali sono le vostre potenzialità, no? Che cos'è che si può sviluppare, che cos'è che sta lì stretto, sofferente, e che invece non riuscite a esprimere. Perché il coaching è bello, perché lavora, come dire, il coaching fondamentalmente serve a, come dire, lavora per migliorare le prestazioni dei propri clienti. Li chiama clienti. E, che significa? Aiuta le persone ad ottenere risultati migliori nella vita, nello sport, nel lavoro, eccetera, eccetera, nelle scelte. E, però spesso questi risultati, come dire, la performance, dipende, come dire, dalle proprie potenzialità, cioè da quello che per natura voi avete, sapete fare, o vi piace fare, o vi gratifica fare, e quello per il quale vi siete allenati, economia, informatica, contenuti, design, grafica e quant'altro. Però poi ci sono delle interferenze esterne sicuramente, può essere il territorio, il contesto di appartenenza, però ci sono anche delle interferenze interne. Allora è per questo che è interessante unirli questi due concetti, poi li approfondiamo bene, perché qui stiamo parlando di qualche cosa che ha a che fare con delle opportunità nuove. E qui stiamo invece tentando di capire come invece sviluppare, allenare delle potenzialità proprie, personali, che danno piacere e gratificazione, che hanno senso per noi, dove noi possiamo spendere la nostra vita, e che quanto più possibile hanno a che fare con le proprie passioni, con le proprie potenzialità, anche con le competenze da acquisire o da allenare, e da mettere in contatto ancora una volta con le opportunità. Io oggi vi voglio parlare di queste opportunità del mondo startup e anche un po' delle opportunità che avete di sfruttare meglio il marketing, la comunicazione nel digitale, banalmente le mappe, parlavamo prima, no, di geoblog, di tecnologie che vi possono
aiutare anche a fare quel salto, no? Da un tipo di racconto del territorio un po' più statico, cartaceo, a qualcosa che invece è più partecipativo, è più dinamico, è più legato alle reti, alla mobilità. Ok? Vi dicevo quindi, per chiudere questo excursus sul progetto, e ci eravamo chiesti quindi che cosa poteva aiutare, relazioni, abbiamo detto, la seconda, le competenze, quindi la seconda, diciamo, secondo noi, il secondo pilastro da sviluppare, quindi noi volevamo creare e abbiamo creato un incubatore, un acceleratore virtuale di imprese, di idee, di business, lavorando sulle relazioni, sulle competenze e sulle opportunità. Banalmente il Wind Startup Award, cioè l'opportunità di essere seguito da coach, da mentor, l'opportunità di partecipare a delle competition, delle business plan competition e quindi di partecipare a delle scuole, di andare in un territorio particolarmente innovativo come la Silicon Valley, altri ragazzi li abbiamo mandati in Israele, a Tel Aviv, e altri sono entrati direttamente in alcuni acceleratori incubatori nostri partner come Luisen Labs, altri ancora l'opportunità di incontrare un investitore che ti dà 1 milione di euro e ti dà il famoso budget per partire, per partire. Quindi tre aspetti che secondo noi sono fondamentali, secondo me, ed è, come dire, un approccio molto coaching allo sviluppo dell'impresa. Relazioni, competenze, opportunità. Opportunità dove l'opportunità è una sensibilità e una conoscenza di quello che il territorio, il contesto all'interno del quale tu appartieni ti può offrire. È questa l'opportunità. Non è solo il colpo di fortuna, come dicevamo prima, ma è quando una potenzialità, una vocazione che è diventata una capacità e una competenza che sapete spendere in un determinato ambito incontra effettivamente un contesto, un'opportunità che offre il territorio, la comunità di appartenenza e che diciamo in qualche maniera vi dà la possibilità di sviluppare e di scaricare a terra queste potenzialità e queste competenze, perché altrimenti rimangono conoscenze inutili o non utilizzabili direttamente, e relazioni di valore anche qui. E quindi qua dentro voi trovate una community, un network di altre startup, di altre persone che stanno facendo impresa. Trovate nella palestra un'altra cosa molto interessante, un luogo dove sviluppare. Io l'ho divisa in 5 aree, startup e finanza, marketing e comunicazione, leadership e organizzazione, internet e business, creatività e design. Sono 5 aree dove sviluppare, ci sono dei coach, dei mentor, questo è diciamo, la metafora del personal trainer della palestra, quindi per raccontare un po' delle figure, qui ci sono io, Robin Good e altre persone, questi sono dei video tutorial. Il contenuto che è stato sviluppato qua dentro è quanto più possibile per me un contenuto dal taglio educational, cioè è un contenuto che ti aiuta a sviluppare appunto le tue idee. Vi raccontavo ieri, quindi a sviluppare il tuo business nelle varie aree. Quindi non è solo la news, l'evento, fine a se stesso, ma è un contenuto didattico, formativo, ed è anche l'approccio giusto oggi per fare marketing. L'approccio giusto oggi per fare marketing è creare valore, 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 che significa dare contenuti e servizi di valore alle persone. All'inizio lo farete gratuitamente, lo farete perché dovete creare relazioni di fiducia con le persone, potenziali vostri utenti e clienti. A un certo punto, quando le persone riconosceranno il valore che voi gli state dando, saranno anche disposti a pagarvi quel qualcosa in più che voi potete dargli. E questo è il tipico modello di business, si chiama freemium, cioè ti do qualcosa di free, di gratuito, non paghi l'app, ti iscrivi gratuitamente alla piattaforma, usi il mio servizio di streaming online, perché ti do valore, costruisco una relazione, un rapporto con te, mi conosci,
il mio brand si diffonde, diventi tu stesso ambasciatore del mio brand, però a un certo punto devi essere sostenibile, devi dare valore, ma siccome tu non sei un ente di beneficenza, ovviamente a un certo punto una parte di questo valore che tu eroghi lo devi trattenere o ti deve ritornare. Quindi di avere un prodotto, un servizio premium, ecco perché freemium, free premium, cioè insieme, ti do un contenuto free, ti do una parte dei servizi gratuiti, però se vuoi quel qualcosa in più, non so, Dropbox, ti do 10, 50 gigabyte gratuiti, però se vuoi quel qualcosa in più, lo paghi, ok? Oggi parleremo molto di modelli di business, li vedremo. Questa è una delle attività che faccio. È interessante perché il modello di business di questo progetto qual è? Allora, qui c'è, è business, quindi è un progetto di marketing e di comunicazione perché è un progetto di branding e di social responsibility per Wind, che è una grande corporate. Quindi è un progetto dove Wind dice: io sono vicino al mondo dei giovani, io voglio capire e aiutarvi a fare le imprese del futuro. Io vendo telefonini e traffico telefonico e traffico dati, a volte con qualche problema, però voglio essere vicino a te, soprattutto imprenditore del futuro, e soprattutto voglio capire tu che cosa stai facendo, che problemi, che imprese stai realizzando. Queste sono per loro tutti potenziali utenti e clienti, ma non è un progetto commerciale, non è un progetto dove si paga o alla fine c'è qualcuno di Wind che ti chiama e ti vende una carta telefonica. No, è completamente fuori. È un progetto di branding, di brand awareness, di posizionamento strategico di Wind in un settore particolarmente innovativo. È un progetto di responsabilità sociale di impresa, cioè di corporate social responsibility, perché è un progetto chiaramente che tenta di stare vicini, che è il claim, che è il payoff di Wind, no? Di stare vicini ai giovani e alle nuove generazioni di imprenditori. E chiaramente è un progetto anche di business intelligence, ovviamente, no? Per Wind, perché dentro il momento in cui c'è una community, qui dentro ci sono 20.000 ragazzi che hanno creato 5.000 idee e startup, che parlano fra di loro, che presentano i loro progetti, caricano i loro business plan, li potete vedere, sono tutti aperti, gratuiti, vi dovete solo registrare e quindi potete vedere come hanno presentato i progetti. Stereomood, che cosa ha presentato? Qual era la presentazione? Qual era il suo... come ha convinto Innogest a farsi dare i primi soldi per partire? Ok, quindi c'è questo tipo di condivisione aperta, assolutamente gratuita, per poter capire, però ovviamente da questo Wind riesce anche a capire forse quali sono i servizi del futuro che dovrà offrire. Non basterà più il traffico dati, il traffico telefonico, bisognerà far viaggiare dei servizi a valore aggiunto su queste reti mobile. Soprattutto ci sono dei progetti molto innovativi di social gaming, di fatturazione in cloud, di servizi che loro possono offrire alla loro customer base, no? Alla loro base utenti che è di milioni di persone, consumer e business. Quindi capite che loro stanno tentando di mappare un territorio nuovo, eterogeneo, che è il territorio delle start-up, delle imprese innovative, e stanno tentando quindi di prendere posizione in questo territorio, di dire che esistiamo anche noi, siamo in grado di darvi del valore. Capite il modello di business che c'è, no? Quindi c'è un'agenzia, c'è una corporate e ci sono degli utenti che sono i giovani che fanno idee, start-up, e c'è una rete di partner, incubatori, acceleratori, accademie, università, investitori, scuole di management in Italia e all'estero. Questo è l'ecosistema. C'è uno scambio di valore tra le entità di questo ecosistema. L'obiettivo per loro è mappare un territorio che è assolutamente inedito e sconosciuto, capire quali sono le esigenze di questo nuovo territorio e capire come servirlo ora e nel futuro, ovviamente, dando valore e ricevendone in cambio. Finisco questa carrellata, questo fu, poi facciamo una pausa di 10 minuti, questo fu un progetto che ho seguito per qualche anno
portando Teleton, che è la maratona per raccogliere i fondi per la ricerca sulle malattie genetiche rare, una maratona televisiva fondamentalmente, pensate che è nata in America con Jerry Lewis, e io ho provato a dire, vabbè, cambiamo, non cambiamo completamente, perché poi loro riescono a raccogliere, no, milioni di euro attraverso la forza che ancora ha il mainstream, la TV generalista, attraverso la televisione, però secondo me c'era un territorio nuovo, ancora una volta, sul web, c'era una rete di persone che magari neanche accende la televisione, che però volentieri, se intercettata, connessa, valorizzata in un certo modo, poteva partecipare a una grande maratona web. E quindi mi sono inventato la prima web marathon, cioè la prima maratona per raccogliere fondi e donazioni per aiutare soprattutto i giovani, i bambini che hanno malattie genetiche rare. E abbiamo fatto un bellissimo progetto, un blog, c'era una diretta video streaming, ho invitato tantissime persone, quindi contemporaneamente alla maratona televisiva c'era una maratona web che fra l'altro si intrecciava con quella radiofonica e televisiva e che ha dato il suo piccolo ma importante contributo alla raccolta fondi di Teleton. Da lì in poi è nato tutto un progetto di redesign della comunicazione, del modo di fare marketing e comunicazione digitale. Questo è il nuovo sito, c'è un nuovo sistema di email marketing, c'è un nuovo modo di non avere soltanto, no, in un momento preciso dell'anno, a novembre, dicembre, una maratona, ma di avere durante tutto il corso dell'anno un sistema di comunicazione e di raccolta fondi. È nato tutto un progetto editoriale video bellissimo per raccontare effettivamente questi scienziati, queste famiglie in maniera non retorica, innovativa, soprattutto attraverso il web, YouTube e questi video reportage che abbiamo fatto. E poi, diciamo, c'è anche un lavoro fisico che si fa. Questa, ad esempio, è Luisellabs a Roma. Se vi capita, quando prendete il treno e atterrate, tra virgolette, arrivate alla stazione Termini, beh, un minimo di curiosità. Andate al secondo piano della stazione Termini, è aperto, e prendete l'ascensore, chiedete, si entra da via Giolitti, che è una parallela della stazione Termini, ci sono 2000 metri quadri, ci sono 200 ragazzi, ci sono 30-40 start-up, c'è un'energia, una vitalità, e ci passano, noi ci facciamo, qui stiamo facendo, lui è il fondatore di Luisellabs, Luigi Capello, qui ci sono io, stiamo facendo una sessione di coaching, di formazione con alcuni ragazzi che hanno presentato come voi, insomma, dei progetti, delle idee di business, delle start-up, e li stiamo aiutando a perfezionare il modello di business, a capire le strategie di marketing, a fare il team, a trovare fondi. Lui ha anche un fondo che si chiama L-Venture, quindi non è solo un luogo fisico dove accogliere le persone e farle lavorare insieme, ma anche un fondo di investimento, anzi ha uno dei fondi più innovativi oggi in Italia, perché non è il più grande, è ancora piccolino, ma praticamente ha fatto una società quotata in borsa, quindi fa crowdfunding cosiddetto, che è un altro modello, quindi raccoglie fondi direttamente comprando le azioni L-Venture. Tu diventi un investitore di queste, fondamentalmente di queste start-up. Quindi c'è un fondo che finanzia con un minimo capitale iniziale di 60.000 euro. Tu vai lì con un progetto che è un PowerPoint, che è un documento o un prototipo o una piccola applicazione che ancora non ha utenti clienti. Devi convincere chiaramente gli advisor, i mentor, il team che il progetto è un progetto innovativo, ha un suo mercato e tu sei capace di realizzarlo e ti viene data l'opportunità, ricevendo questo primo seed e ospitandoli per 6 mesi, un anno, di sviluppare il tuo progetto, di partire, come dicevi te, budget e successivamente altro budget se il progetto trova una validazione. Quindi tu hai un'idea per un progetto, per ora è un'idea sulla carta, c'è un piccolo prototipo magari sul web o un piccolo test che hai fatto fisicamente sul territorio perché hai prodotto fisicamente qualche cosa, come ha fatto Formabilio, e però devi avere quella che si chiama customer validation, cioè io ti do dei soldi, però mi dimostri che effettivamente tu sei in grado,
cioè questo progetto interessa dei clienti, sei in grado di acquisire clienti, di ampliare i tuoi utenti, sei alla ricerca di un modello di business, come si dice chiaramente all'inizio, una startup è una struttura, no? In qualche un'entità un po' precaria, alla ricerca di un modello di business. Nel momento in cui hai trovato un modello di business, entri in una fase più di execution, dove ti servono altre risorse, e quasi tutte le imprese tradizionali hanno dei modelli di business chiari e definiti, e queste startup spesso sono idee particolarmente innovative in tantissimi settori, il food, l'ambiente, il territorio, la cultura, la tecnologia, i social network e quant'altro. L'unica cosa, prima di fare la pausa, vi volevo far vedere, mi è venuto in mente parlandovi, ecco, proprio di questo progetto, che è il Wind Startup Award, eccolo qui come funziona, e ve lo dicevo perché le aree sono innovazione, Italian Innovation, Social Innovation, Digital Innovation. Quindi se voi avete delle idee o dei progetti che possono appartenere a una di queste aree, ve le leggo, nel senso Italian Innovation vuol dire per noi design, arredamento, moda, food and wine, artigianato, nuovi makers. Se il tuo talento creativo si esprime in una di queste forme del marchio Made in Italy, candida subito la tua idea o startup in questa categoria. Social Innovation vuol dire evidentemente educazione, integrazione, smart city, accessibilità, green tech, salute. E Digital Innovation vuol dire chiaramente una soluzione innovativa e competitiva in ambito web, social, applicazioni mobile e high tech. È semplice, cioè ci si iscrive a Wind Business Factor, si crea un profilo personale, poi si crea un profilo idea startup, lo si candida. Candidare significa che tu devi preparare un documento, una presentazione, non un business plan da 40 pagine, serve una presentazione, poi vi spiego qual è la presentazione giusta, qual è l'indice giusto. Sono 10 slide, non sono di più, ma sono precise quelle che vuole sentire un investitore, un venture capitalist, un angel, un incubatore, un acceleratore o anche un ente al quale voi volete provare. Iniziative come queste, io non voglio promuovere in particolare questo, ce ne sono altre, c'è Telecom che fa Working Capital, c'è la Banca Intesa, BNL, Enel con Enel Lab, Edison con Edison Start, ce ne sono tantissime, ci sono soldi, c'è 360 Capital che fa la 360 Competition e mette a disposizione $360,000. Ok, allora i soldi ci sono, il budget c'è, ci sono i fondi, ma ci sono le corporate, ci sono gli enti più o meno regionali che hanno questa possibilità, e l'importante è avere l'idea giusta, avere la capacità di comunicarla, di condividerla, di confrontarsi, e poi quindi chiaramente ci sono degli incontri che organizziamo per formare e per aiutarvi a presentare questi progetti. Chi vince, vince la Silicon Valley, vince l'incubazione, vince i soldi degli investitori ovviamente. Va bene? Ci sono domande? Su, prima della pausa. Troppe. Va bene. Elaborate. Facciamo una pausa. Vi ho steso per... Va bene, ottimo.